Ok, buon di gente, siamo nella ridente Luino sulle sponde del Lago Maggiore. La giornata per il momento è stupendissima, come si può evincere dalle immagini. Dopo lunghe trattative ho trascinato con me il PR in questa avventura in un posto misterioso che non vi diremo finché non arriviamo in cima, quindi se volete scoprirlo guardatevi il video, altrimenti levatevi dalle palle. No, scherzo. E non sono neanche contro luce oggi, quindi un grande successo. Adesso partiamo in direzione confine elvetico e niente, quindi poi vi aggiorneremo durante la giornata. Dovrebbe peggiorare il tempo nel pomeriggio, ma confidiamo di aver già raccolto sufficiente materiale. Siamo carichi come dei muli perché il posto è molto misterioso, molto lontano e quindi abbiamo tutta l'attrezzatura per sopravvivere alla giornata. Mi sta dicendo qualcosa? Dimmi, dimmi. No, dillo davanti alle Sono camere. timido. Sei timida. Allora, qui siamo, boh, non mi ricordo bene, no? A Cibio, credo, da qualche parte. E qua si inizia a salire verso la località misteriosa, che non vi diremo ancora qual è. Questa è la chiesa del paese, in cui il meteo è ancora ottimo e abbondante. Il sole sta iniziando a illuminare le vallate, ma dove è ombroso fa ancora parecchio freddo. Il Pier si copre perché altrimenti ha freddo e quindi tanto se è al buio non ti si vede nel dettaglio.
ancora più avanti, andiamo fin dove si riesce. Guarda, da qua sono 5 minuti. Ma girano i maroni perché siamo arrivati fin qua e poi la zona bella è chiusa e gira il cazzo. Stai davanti a te che ti riprendo qua. Poi al ritorno facciamo un po' di foto belle qui sul lago, che c'è un paesaggio molto bello. Io vado piano. Sì, sì, qua ce la godiamo. Vai tranquillo. Allora ragazzi, la località misteriosa non la scopriremo perché siamo arrivati a un certo punto e c'è la strada chiusa, non si sa per quale motivo, considerato che non c'è neve, non ci sono frane, non c'è nulla, ma siccome gli svizzeri sono stronzi, qui iniziava la parte bella, la parte immersa nei larici che portava fino alle dighe e agli sterrati delle dighe. E invece abbiamo buttato nel cesso la giornata perché ormai è mezzogiorno e mezza e siamo in Culandia e non ci resta che tornare indietro. Quindi vabbè, è andata così. Di solito chiudono per neve, adesso era presto e soprattutto dei locali ci hanno confermato che non ha nevicato. Quindi niente, giornata buttata e tanta rabbia perché erano 2 anni che... Era 2 anni che volevo tornare su e quindi trovar chiuso veramente è brutto, però in questa stagione purtroppo lo devi mettere in conto perché inizia a fare inverno e quindi quando vai in giro non sai mai se trovi aperto o no. Comunque questo è il paesaggio, come vedete insomma c'era del potenziale. La zona coi larici arancione iniziava qui. E il Pierre là in alto, piccolino, che va in esplorazione, ma non possiamo fare niente. Anche perché non c'è modo di guadare o di passare diversamente. Quindi niente, adesso mangeremo da qualche parte e poi nulla. E poi si torna a casa con le pive nel sacco e tanti insulti in svizzero. Ok, abbiamo fatto questa piccola deviazione. Adesso il Pierre sta davanti e andiamo in giù e poi torniamo verso casa.